Grazie a tutti per i saluti, molto positivi, e passo subito la parola al professor avvocato Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale. E ringrazio veramente tanto per essere qui presenti, perché ci onora tantissimo. No, un ringraziamento da parte mia e una richiesta di scuse. Avevo accettato volentierissimo di venire, non a presiedere per carità, a così seguire tutta la prima sessione del convegno. Impegni istituzionali mi hanno costretto a rientrare a Roma anticipatamente, quindi finita la mia relazione vi chiedo scusa, salvo un'eventuale risposta telegrafica ad alcune domande che potessero nascere, se non siete tutti addormentati, dovrò partire. E tra l'altro credo di essere anche corresponsabile, anche se non autore, della fissazione delle 14:30, che è molto presto come orario, però vedo che siete molti e numerosi e questo mi fa doppiamente piacere. C'è una ragione particolare per essere contento di essere qui. Ho licenziato qualche giorno fa un libricino, Elogio della Costituzione. Non voglio presentarlo e non voglio farmi pubblicità, perché i diritti d'autore non andrebbero a me. Attingerò alcune delle cose che vi dirò o delle riflessioni che ho maturato all'esperienza come operatore del diritto sempre in vari campi. Ho avuto la fortuna di essere avvocato, professore, poi ministro della giustizia, poi giudice costituzionale. Insomma, sono soltanto un professore che adesso, essendo tranquillo, essendo rottamato, come si dice nel linguaggio moderno, può dedicarsi a riflettere. E allora una delle prime riflessioni che mi interessano moltissimo, prendo nota dell'ora a cui ho cominciato per moderarmi, una delle riflessioni che mi interessano di più è proprio quella sul problema della diversità culturale nei suoi aspetti filosofici, giuridici ed economici. Il titolo è estremamente delicato ed è estremamente attuale perché evoca il problema di fondo che accompagna tutta la vita sociale ed umana, il rapporto tra il principio di eguaglianza e il principio di diversità, con tutte le implicazioni, le contraddizioni e gli stimoli a cui questo rapporto, che spesso è conflittuale, conduce. È un problema vecchio, è un problema dell'affermazione dei diritti fondamentali, dei diritti inviolabili, chiamiamoli come vogliamo, si è constatato che forse più che unire, i diritti fondamentali dividono. Ciascuno ha una concezione diversa, ciascuna società, ciascun modo di essere, diversa di ciò che sono i diritti fondamentali. Una concezione ispirata alla non violenza, dall'altro lato una concezione ispirata alla violenza, una concezione che predilige l'eguaglianza, una concezione che si accontenta dell'eguaglianza formale, una concezione, forse più significativa, che cerca un'eguaglianza sostanziale e non solo formale. Bobbio, non basta affermare e proclamare la solennità del diritto all'inviolabilità del domicilio, se manca un diritto al domicilio, perché colui che vive sotto i ponti avrà diritto all'inviolabilità del domicilio, ma voi capite che ne farebbe un uso estremamente limitato. E allora questo dialogo, scontro tra diritti fondamentali, ciascuno dei quali, come dice Schmitt, è tirannico, perché ciascuno tende a occupare gli spazi. Ogni diritto fondamentale ritiene di essere l'unico e di prevalere su tutti gli altri. Siamo alla faticosa ricerca di compromessi. Subito un esempio, in materia, ad esempio, di equilibrio da trovare. Vicende legate allo sviluppo ambientale. Situazioni nelle quali il diritto al lavoro, che è un diritto fondamentale, spesso costringe, nella logica del profitto e della globalizzazione, a sacrificare il diritto alla salute o il diritto all'ambiente, alla salubrità dell'ambiente. Chi prevale? Qual è il limite in cui riuscire a mettere d'accordo questi diritti diversi? Di questi giorni, qui in Italia, la pronuncia recentissima di ieri della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale delle norme in materia di vaccinazione. Prevalenza del diritto alla salute
e dell'interesse collettivo alla salute, così come lo definisce la nostra Costituzione, rispetto al diritto alla libertà. Ecco, è uno degli esempi, tutti i giorni ci confrontiamo con questi esempi. E in questo momento, questo confronto, questo scontro, è particolarmente importante perché siamo in un momento di profonda crisi dei valori culturali, dei valori religiosi, dei valori etici, dei valori economici e politici. Noi eravamo stati abituati come generazione un po' antecedente a quella di molti di coloro che vedo in aula, eravamo stati abituati a certi valori che sono stati logorati, confusi, travolti, non sappiamo bene. Sta di fatto che oggi i giovani soprattutto si trovano di fronte a un'alternativa drammatica che deriva dalla consumazione di quei diritti. Da un lato l'odio, la violenza, il nichilismo, sto parlando delle posizioni estreme, di cui sembrano essere portatori alcuni, se non molti, esponenti della generazione che segue la nostra. Pensate alla ideologia e alla prospettiva religiosa dei figli dell'Isis, cioè di una radicalizzazione che va alla ricerca della morte, alla distruzione del passato, alla rivolta generazionale, in termini tali che non ci domandiamo e non sappiamo se sia la radicalizzazione la causa o l'effetto di questa che io in termini sociologici chiamo adesione al califfato e che porta poi a quelle conseguenze di terrorismo individuale o di gruppo a cui ci stiamo abituando. L'estremo opposto di questo vuoto, di questo nulla, di questa ricerca di distruzione, la miseria morale di cui è portatore un sistema geopolitico e un sistema economico globale che mette al centro della sua vita, della sua esperienza, il profitto e quindi col profitto la corruzione, l'indifferenza verso la dignità, l'indifferenza verso la condizione umana, lo sfruttamento dissennato delle risorse, l'abuso della tecnologia e delle sue risorse, a cominciare dalla rete. Cioè, i giovani oggi si trovano di fronte a una gamma di alternative ai cui estremi c'è da un lato il califfato e dall'altro il vitello d'oro. E io capisco che un giovane non abbia nessuna intenzione di scegliere, se possibile, nell'una o nell'altra. Quali alternative però? Allora, quali? È qui che entra in gioco la riflessione, la meditazione che oggi voi vi proponete di svolgere con il discorso sul rapporto tra la cultura e queste altre implicazioni. Guardate, oggi viviamo i tempi della tecnica e dell'efficienza, anzi dell'efficientismo. Di fronte al terrorismo, che si ripete, che si accumula, cominciamo ad avere una sorta di assuefazione che si svolge in due dimensioni. L'assuefazione al terrorismo come tale, i grandi attentati dopo qualche giorno vengono immediatamente assimilati e metabolizzati più o meno come gli incidenti stradali. O l'abbassamento della soglia di tutela dei diritti fondamentali e della dignità, in una duplice prospettiva. La dignità, perché continua ad avere una dignità anche il terrorista o il sospetto terrorista, la dignità di tutti noi, la cui libertà viene ampiamente compressa, libertà di manifestazione del pensiero, libertà di circolazione, dalle misure necessarie per la prevenzione del terrorismo. Cioè, di fronte al terrorismo, tutti invochiamo efficienza, intelligence e controllo che poi non si verifica, collaborazione che poi non c'è. Cioè una via tecnica, mentre sono pochissime le persone che guardano al problema del rapporto tra il vitello d'oro della globalizzazione e del profitto e la logica del nichilismo distruttivo dall'altra parte, per contrastarle attraverso la ricerca di nuovi, o meglio, la riscoperta di vecchi valori che abbiamo nel frattempo buttato via. È difficile, io sono, fino a qualche tempo fa ero ottimista, vi cito anche delle esperienze personali, mi fidavo molto, speravo molto nell'idea dell'Europa. Adesso comincio a essere un po' più pessimista, anche se, a pensarci bene, nella realtà che ci circonda ci sono ancora tantissimi valori dall'equilibrio
tra l'eguaglianza e la diversità mediato dalla cultura. Una cultura rivolta ad aiutare a conciliare queste due posizioni anziché esasperare l'uno o l'altra. Vedete, nella mia esperienza culturale, vi chiedo scusa se vi parlo di essa, ma ormai io non ho più voglia di fare il per arrivare a una cattedra, basta. Vedo anche con terrore che adesso ogni tanto qualcuno dice malignamente che si va alla cattedra non più per concorso ma per ricorso, e questo è un segno dei tempi, del contenzioso. Ho potuto dedicare la mia vita culturale e istituzionale e professionale come professore universitario, come avvocato, come giudice delle persone prima, come giudice delle leggi poi, a valutare il fenomeno del diritto male, ma ho assaggiato un po' tutti i punti. Chiudo la mia, o meglio chiudo, spero di cominciare un nuovo ciclo di esperienza culturale, dicendo al di fuori del tecnicismo e con parole semplici, almeno lo spero, qual è il frutto della mia esperienza. E per far questo ho scritto tre libriccini. Il primo era dedicato all'elogio della dignità, un oggetto sconosciuto, non solo in Italia, anche in Europa, anche nel mondo, perché siamo tutti pronti a indignarci. Ma è molto difficile arrivare a un'identificazione concettuale positiva di che cosa sia la dignità. Mentre non è possibile cercare quella mediazione tra eguaglianza e diversità se non si prende a fondamento la dignità. In questo la nostra Costituzione ci aiuta abbastanza, ma non solo essa. Poi andando avanti in questo percorso mi sono reso conto che il problema non è soltanto un problema di ricerca della dignità, e da ciò è nato quel libricino sull'elogio alla dignità. È anche un problema di capire il rapporto tra il passato e il futuro, che è altrettanto fondamentale. C'è scritto sul campo di concentramento di Dachau una scritta che si trova anche da molte altre parti: chi dimentica il passato è condannato a ripeterlo. E allora è vero, profondamente vero. Noi continuiamo a ripetere ossessivamente mai più di fronte agli episodi di genocidio, di fronte agli episodi di razzismo, di fronte ai delitti contro l'umanità e contro la pace. Ieri si è chiusa la sentenza del Tribunale Internazionale dell'Aia con la condanna all'ergastolo di Mladic. Mi pare una lezione profondamente significativa. Sono passati quanti anni da Norimberga, ma ci troviamo sempre con le stesse scadenze, con le stesse situazioni. Cioè, per l'uomo diventa purtroppo molto, molto facile scordare il passato e ripetere in forma diversa gli stessi errori del passato. Dico subito che a questo proposito il tema, il concetto della dignità è utilissimo, perché è proprio un ponte tra il passato, il presente e il futuro. La storia europea in particolare, nonostante la nostra presunzione e la nostra superbia di eurocentrismo, perché il tema dei diritti inviolabili è di tutti, non è solo europeo, l'Europa lo ha coltivato in modo particolare attraverso il percorso della dignità dalla storia greca a quella romana, contro col cattolicesimo, col cristianesimo o con le grandi religioni, anche l'Islam, fino all'illuminismo, un percorso che accompagna la formazione e il consolidamento del concetto di dignità, il quale può avere due significati fondamentali. O la dignità intesa come concetto astratto che ciascuno di noi ha, qualunque siano le sue condizioni, l'uomo, la donna, la persona, non è tale senza dignità. Per arrivare agli ultimi appigli di questa concezione, pensiamo a quella cristiana. Perché la dignità della persona? Perché la persona è creata a immagine e somiglianza di Dio. O alla concezione illuminista e kantiana della dignità. Perché la dignità della persona? Perché la persona deve essere sempre fine e non può mai essere mezzo o strumento. E badate che se applicassimo, se vogliamo la prima o se vogliamo la seconda definizione, avremo tanta di quella strada da fare, perché dovremmo eliminare dal nostro
modo di pensare e dal nostro modo di disciplinare le regole tutte le situazioni nelle quali la persona è resa strumento per altre finalità, quelle della classe, quelle del popolo, quelle dello Stato. E le esperienze peggiori le abbiamo avute proprio con la persona in funzione dello Stato, con le dittature che hanno caratterizzato l'Europa all'arrivo dell'ultima guerra e al conflitto, al crogiolo ardente della guerra che ne è venuto fuori. Allora partiamo dal presupposto dell'importanza enorme della dignità, e io ho trovato molto in questo. Prima in un settore specifico, qualcuno ha avuto il piacere di discuterne con me in precedenza, c'è una norma della nostra Costituzione, considerata poco importante, sconosciuta, sbandierata come le bandiere del Palio di Siena, ma in realtà non rispettata, che è l'articolo 9, il quale mette insieme tre concetti fondamentali. Lo sviluppo della cultura. Non è sanzionato, e allora ci sono i tecnici che dicono sì, ma siccome non è una norma sanzionata, non è una norma, è una pseudonorma. Poi andiamo a beccarci, a cercare, a sviluppare nella seconda parte della Costituzione italiana la libertà di scienza e di insegnamento. Non è solo la stessa cosa. E che la il compito della Repubblica la tutela del patrimonio storico e culturale e la tutela del patrimonio ambientale. La Costituzione parla di paesaggio. All'epoca, quando è stata scritta, non c'era ancora il concetto di ambiente sviluppato come adesso. Ma cosa vuol dire questa norma? Che dobbiamo, nel nostro vivere insieme, e alle cose positive costruite, patrimonio storico-culturale, sia al futuro, l'ambiente che andiamo a progettare. Per capire questa necessità occorre disporre della cultura, che non è la cultura elitaria, è la cultura semplice del dialogo tra persone. E qui arriviamo a un altro discorso altrettanto importante da seguire, che è quello del passaggio, come dicevo, dall'eguaglianza alla diversità. Perché la nostra Costituzione, ma non solo essa, forse la Costituzione italiana lo ha vissuto di più, e da qui è nato, dopo il secondo elogio che ho scritto, pretenzioso il titolo, elogio del patrimonio culturale, artistico e ambientale, l'elogio della Costituzione, la quale, guarda caso, lo saprete, chi di voi è italiano, compie 70 anni il 27 dicembre 2017 e si prepara, io mi auguro, a guidarci per altri 70 anni, e che ha passato delle prove, ha dato dei risultati molto positivi, per quanto in buona parte non è stata attuata, ha però consentito a questo Paese di rialzarsi molto, e può continuare a darne se solo la attuiamo completamente. E qui c'è un altro problema che si innesta anche nel vostro discorso. La tendenza, questo che ho scritto questo libricino, a riscrivere la Costituzione senza rileggerla, cioè senza sapere che cosa esattamente dice. L'ultimo elemento in questo senso l'abbiamo avuto con un referendum che tutti ricorderete dello scorso anno, si proponeva un revirement radicale della Costituzione attraverso alcuni interventi che tecnicamente lasciavano perplessi, ma di cui soprattutto era preoccupante il fine, che era quello in pratica, un po' anche politico, di svuotare la Costituzione personalizzandola e legandola a vicende politiche concrete. Lo dico adesso al referendum passato, perché io ero contrario e l'ho detto in tutti i modi anche prima, e quindi adesso sto riesaminando con tranquillità il passato per dire beh, forse avevamo ragione, almeno in parte. La Costituzione non è immutabile, non è la Madonna di Pompei chiusa nella nicchia da aprire con la chiavetta per cambiarla e spolverarla ogni tanto. La Costituzione vive attraverso la partecipazione di tutti, e quindi vive attraverso la cultura, e quindi vive attraverso il dialogo tra eguaglianza e diversità in nome della dignità, che è espresso da un altro concetto molto bello della nostra Costituzione, la pari dignità sociale.
Vedete, ci sono costituzioni come quella tedesca o come la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, alla quale ho avuto il privilegio di partecipare, la Carta dei Diritti Fondamentali, alla quale ho avuto il privilegio di partecipare come rappresentante del governo italiano fino a quando non sono stato chiamato alla Corte Costituzionale, cioè la Corte che giudica non gli uomini ma le leggi, è un po' diverso ed è un po' difficile anche questo. Ecco, ho potuto rendermi conto di quella che è l'importanza di un'affermazione di dignità non solo nella nostra Costituzione ma anche in altre, per esempio la Costituzione tedesca o la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo pongono la dignità come base, come piattaforma, come madre fondamentale. I tedeschi dovevano regolare i conti con la Shoah, col campo di sterminio di Auschwitz. Si era aperto il campo di sterminio ad Auschwitz, si erano trovate delle cose inenarrabili, c'era stato il processo di Norimberga. La prima cosa che si sentì il dovere di fare fu quella di affermare che la dignità è la madre di tutti i diritti. Noi siamo più concreti, più pragmatici, anche se tendiamo un po' a fare la figura dell'italiano brava gente, mentre abbiamo anche noi le nostre grosse responsabilità in materia di dignità, rappresentate dalle leggi razziste del 1938, che ricalcarono le leggi razziste tedesche di Norimberga, rappresentate dal nostro contributo ai ghetti, al trasporto degli ebrei e dai ghetti, coi vagoni piombati, ai campi di sterminio dove vennero eliminati, e quindi abbiamo delle responsabilità diverse, ma non meno forti, che sono state più volte denunziate con riferimento alle vicende dei crimini di guerra, quali, lo saprete, sono stati a un certo momento si è smesso di perseguirli. I crimini per noi dell'occupazione tedesca, dell'occupazione nazista e della collaborazione della Repubblica Sociale a questa occupazione, perché dopo Yalta, dopo la divisione del mondo in due settori, est e ovest, e la nostra appartenenza al settore ovest, diventava inopportuno perseguire delitti di guerra compiuti da esponenti che si accingevano a diventare di prima posizione nell'Alleanza Atlantica. Alludo alla Germania. E poi anche per la paura che, come avvenne, che evocando la necessità di punire i crimini di guerra, gli jugoslavi e i russi e gli etiopi si svegliassero ricordando che anche noi italiani abbiamo un conto aperto di criminalità molto molto pesante, sia pure più in quantità più ridotta. Siete quindi obbligati a rileggere, è nata con l'obiettivo di mettere d'accordo tra gli altri l'eguaglianza e la diversità, rimuovendo tutti gli ostacoli di fatto che impediscono l'eguaglianza. Vi dirò poi qual è una situazione culturalmente molto interessante da questo punto di vista, quella della razza, come emblema di un discorso di cultura, di pseudocultura scientifica sulla razza che non esiste. Per qualche minuto, se non sarete addormentati, avrete ancora la pazienza di seguirmi. Cioè, la Costituzione italiana parte da una concezione, l'umanesimo integrale, che pone al centro la persona, che finalizza lo Stato alla persona e non viceversa, e che punta al massimo sviluppo della persona nella socialità. Principio solidarista, principio pluralista e principio identitario, anzi sono tre. Tutti siamo dignità in astratto. In concreto la mia dignità è molto diversa dalla dignità di altri, in concreto. Se io devo attraversare il Mediterraneo lo attraverso in aereo sorseggiando un whisky sull'aereo. Se un immigrante clandestino deve attraversare il Mediterraneo, lo attraversa in barcone sorseggiando acqua salata e molte volte muore. E questo basterebbe a dimostrare che c'è una diversità in concreto di misura della dignità che ciascuno di noi ha.
Lo stesso discorso vale per il carcere. La libertà è di tutti, ma chi sta nelle celle sovraffollate a scontare una pena legittima, evidentemente c'ha un tasso concreto di dignità. Il bambino, la donna, il diverso, chiamate dalla nostra Costituzione con l'impegno della Repubblica a eliminare gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità. E si potrebbe... Interessante questo discorso perché tra quegli ostacoli, ad esempio, e arrivo subito al terzo tema, me lo date ancora un momento, sì, al terzo tema che mi interessa molto, e cioè a quello di come sviluppare il rapporto tra eguaglianza e diversità. Perché? Perché in concreto la diversità è un valore profondissimo e la cultura che sta alla base delle diversità e che giustifica diverse concezioni, diverse mentalità, diversi modi di pensare, diversi costumi, è fondamentale. Pensate come sarebbe noioso un mondo nel quale fossimo tutti uguali. La diversità, e cioè l'identità personale, è un valore che va difeso ad ogni costo e che ad esempio la nostra Costituzione difende attraverso una serie di indicazioni, di parametri, la tutela delle minoranze, la tutela delle libertà di pensiero, di opinione, l'articolo 21. A questo punto... Il problema allora deve essere quello di riuscire a conciliare l'eguaglianza di tutti e la diversità di ciascuno senza farlo diventare una contraddizione, un ossimoro, come si può essere al tempo stesso uguali e diversi. E la chiave ce la dà Bobbio, ancora una volta ce la dà Bobbio, ce la dà tutta la dimensione solidaristica, la quale ci dice che la diversità non può mai diventare occasione di sopraffazione o di discriminazione. Va difesa, va sviluppata, va aiutata, va conservata. Di persone che la pensano tutti allo stesso modo, a una condizione, che la diversità non si risolva in una discriminazione e in una sopraffazione del più forte sul più debole. E guardate che siamo molto più vicini a questa seconda ipotesi della prima, perché con la caduta dei regimi totalitari e della massificazione, adesso siamo all'orgia del mercato e del profitto. Io mi aspetto sempre di svegliarmi una mattina e di trovare sul il famoso, vi ricordate, il vitello d'oro degli ebrei, che vennero bastonati dal Padre Eterno perché avevano messo un vitello d'oro su un piedestallo. Ecco, noi ci abbiamo messo l'algoritmo sul piedestallo, al posto del vitello d'oro, che è molto più pericoloso. E ci abbiamo messo una logica sfrenata del profitto, quella ricordata dal Pontefice Francesco nell'ultima enciclica, che è molto importante dal punto di vista umano sotto questo aspetto. Cioè la concezione di una sorta di rifiuto in un sistema che teorizza lo sfruttamento dell'ambiente, dell'acqua, del suolo, di tutti i beni della natura, lo teorizza come sfruttamento al massimo delle risorse per fare guadagno. Cioè noi siamo passati, io sto procedendo ovviamente con molta approssimazione, come si può fare soltanto alle 2:30 del pomeriggio per cercare di evitare alla gente di addormentarsi, come sarebbe più giusto, siamo passati dal mito della mitizzazione, della massificazione, al mito del profitto della globalizzazione, la quale è pericolosissima nelle sue disfunzioni, non come strumento, nella misura in cui elimina praticamente la realtà, chiamiamola reale, in favore di quella virtuale, azzerando il territorio e azzerando il tempo, lo spazio e il tempo, che sono le due coordinate della nostra sicurezza. Spiego meglio. Io stesso sono un esemplare pessimo di questa situazione. Arrivo, faccio la conferenza, riparto, ho un altro impegno stasera, dopo cena ne avrò un terzo, e siamo tutti così. Noi ci stiamo regolando sul ritmo dell'efficientismo a tutti i costi.
senza ricordarci che ogni tanto sarebbe meglio fermarsi a pensare. E quell'efficientismo che ci porta, ad esempio, a costruire, a costruire, a costruire, e poi a trovarci le città, come dice il profeta Isaia, piene di case vuote di cui non sapremo che fare. Ed è quello che regge oggi la crisi economica, in parte. Ci troviamo di fronte all'efficientismo di emanare una legge per ogni problema che si trova, che nasce, senza pensare che prima di emanare una legge nuova, che serve come alibi ma che non viene applicata, sarebbe bene vedere quanto funzionano le leggi precedenti. Il referendum su cui abbiamo discusso in Italia l'altro anno e mirava proprio ad avere leggi più veloci. Io dicevo, scusate, non è meglio avere leggi fatte meglio, più che leggi semplicemente più veloci? Si potrebbe continuare su questa. Lo stesso discorso vale per il tempo. Il denaro fa il giro del mondo in meno di mezzo secondo. E col denaro fanno il giro del mondo le forme di criminalità organizzata che sfruttano il denaro e che confondono, ne parlavamo stavano venendo su in macchina, e che sovrappongono all'economia legale, o meglio, innestano nell'economia legale un'economia criminale di occultamento dei profitti, di attività illecite che vengono mascherate da attività legali. E noi continuiamo a correre in questo sistema. Forse dovremmo riflettere e pensare, forse la cultura, invece di aiutarci solo a sperimentare forme tecniche nuove di intelligenza artificiale, di robotica, di algoritmo, che servono per eliminare, delocalizzare ed eliminare posti di lavoro con tutti i problemi che ne derivano, o eliminarli, veramente proprio eliminarli, sarebbe bene che ritornassimo a ripensare un po' alla cultura in questo senso qua. Perché il rischio di rivestire di cultura una situazione di questo genere è molto forte, e ve ne vorrei dare due esempi per concludere questa riflessione frettolosa che ho cercato di proporre. Noi stiamo restituendo al dialogo, che è la componente essenziale della dignità. Guardate, io dico sempre che la nostra Costituzione, io parlo di quella italiana, ma il discorso vale per molte Costituzioni, potrebbe essere riassunta in due regole, in due affermazioni. Se mi chiedessero per far di fare per l'anno una Costituzione che nel contenuto ricordasse la sociale di tutti, cioè il cammino dei cosiddetti diversi per arrivare all'eguaglianza, e una Costituzione che nel metodo esaltasse la laicità, cioè il dialogo. Perché solo attraverso la cultura, ma questa cultura, non la cultura della rete, solo attraverso la cultura si può arrivare a un discorso, si può tentare di arrivare a un discorso di questo genere. E vorrei citarvi due esempi a questo proposito, molto, a mio avviso, interessanti. E poi ho veramente finito e vi chiedo scusa. Il primo è un dilemma che sta nascendo, che è nato da un po' di tempo e che è molto forte, sulla razza. Voi sapete che nella nostra Costituzione abbiamo un articolo 3 che vieta le discriminazioni di carattere sessuale, razziale, politico, economico, cioè differenza di razza. Dà concretezza al concetto di razza, sia pure per combatterlo e per restare la possibilità di passare dalla razza al razzismo. Avete tutto chiaro che siamo in tempi di nuova esaltazione del razzismo rispetto al passato. Pensate solo al negazionismo della Shoah, che è uno degli emblemi di questa situazione. Cioè, non solo si è distrutto, prima si è censito, poi si è ghettizzato un popolo, poi lo si è fatto passare attraverso i camini di Auschwitz, adesso lo si vuole annullare anche nella memoria, perché l'unico modo di difendere il passato per la memoria, non le tante memorie che abbiamo, tutte le giornate della memoria diventano un rito, la memoria del passato. Allora c'è invece la tendenza ad azzerare, a dimenticare tutto questo, a dire che la Shoah o la persecuzione dei Rom, che è stata una forma di Shoah altrettanto forte, sia pure è un'invenzione,
è una trappola tirata fuori dalla nazione ebraica per farsi risarcire col terreno in Palestina di un male che in realtà non c'era stato e che adesso si perpetuerebbe nel comportamento della popolazione ebraica che in Palestina userebbe queste forme di razzismo nei confronti degli arabi. Io non entro assolutamente nel problema, così come nell'altro problema, che però tocca da vicino il tema culturale. Fenomeni di questo genere è più giusto combatterli col giudice e col codice penale o è più giusto combatterli con lo storico e con la cultura? Forse bisogna trovare una via di mezzo tra le due cose. Né troppo giudice né troppo storico. Difficile poi, eh? Comunque, ecco. Torniamo al discorso di fondo. Viviamo in un momento in cui il rischio di trasformare la cultura in uno strumento di separazione anziché di unione è più forte che mai. Torno all'inizio del discorso. La razza è una di queste situazioni. La genetica, da quando ha cominciato a studiare le caratteristiche della persona, dell'uomo, è arrivata alla conclusione a cui Einstein era arrivato già nel 1928-29 quando emigrò, mi pare fosse allora o 30 giù di lì, quando emigrò dalla Germania negli Stati Uniti perché in Germania cominciavano a nascere le prime ondate di razzismo. E sul transatlantico, quando gli presentarono il modello per la green card, la formuletta razza, lui scrisse umana e aveva ragione. Se ci pensate, se andate indietro nella storia, nei secoli, che cosa si intendeva come razza? La distinzione tra l'Africa nera, l'Asia gialla, l'Europa bianca. Era questa la concezione molto grossolana di razza. Così come c'era un'idea familistica di origine della razza. I figli di Noè, che vedendolo in posa scomposta, perché ubriaco, perché aveva bevuto il vino la prima volta, qualcuno lo prese in giro e qualcuno no, Sem, Cam e Jafet. E ne derivarono i tre ceppi delle razze, semitica, camitica, giafetica. Cioè era una concezione più che altro storica o familistica della razza, o geografica alla vista. Piano piano su questo si è accumulata una elaborazione scientifica, io la chiamerei pseudoscientifica, scientifica che è stata poi smontata dagli ultimi studi della genetica, i quali concludono più o meno tutti che è impossibile distinguere delle razze umane per via di genetica, per via di genoma, che le differenze tra coloro che appartengono allo stesso gruppo, le differenze genetiche, possono essere molto più forti delle differenze tra coloro che appartengono a gruppi diversi e che vengono quindi catalogati e inseriti in razze diverse. E la distruzione giustificata del concetto di razza scientificamente inteso, che è poi quel concetto che era servito come base per un razzismo scientifico che ha alla base della persecuzione antebraica, la quale nasce come persecuzione degli uccisori di Cristo, piano piano la storia questo si attenua e si sostituisce al concetto teologico di discriminazione o di inimicizia, il concetto genetico, scientifico, pseudoscientifico di inimicizia. Tu sei diverso da me e si trasferisce sulle caratteristiche razziali quello che può essere il comportamento antisociale, la sgradevolezza di certe situazioni. Siamo arrivati recentemente a una concordia del mondo scientifico nel negare che la razza possa essere fondamento di distinzione tra le persone. Allora, a questo punto, è giusto mantenere, ad esempio, nella Costituzione, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il nome razza? O è un modo per continuare indirettamente ad aiutare la discriminazione razziale? Non è più giusto eliminare dalla Costituzione e dalle dichiarazioni internazionali questo termine razza, che è scientificamente inconsistente? Ed è una grande domanda che si svolge prima di tutto sul piano culturale, perché non c'è dubbio che il pretesto della razza ha costituito un pretesto per appoggiare il razzismo,
Ma non c'è dubbio che sul piano della semantica, della vita comune, del linguaggio, l'effetto del levare la razza dalla Costituzione, come si estrae un dente, possa convincere qualcuno che allora si può continuare a fare del razzismo. Cioè bisogna evitare che, levando la razza dalla porta, il razzismo continui a vivere, a entrare dalla finestra. E quando parlo di razzismo, intendo riferirmi adesso a un razzismo diverso da quello a cui eravamo abituati con il razzismo nei confronti dell'ebreo o nei confronti del rom. È il razzismo nei confronti di colui che la pensa diversamente in modo sessuale. È il razzismo nei confronti di colui che si ritiene inferiore per un handicap, o quello che si chiamava un handicap, adesso è diversamente abile. Ecco. Cioè, al di là del linguaggio, c'è questo problema enorme di fondo. E allora, la prima cosa è l'aver toccato con mano che spesso le differenze culturali legate al concetto di razza sono ingiustificate nella misura in cui si cerca di dar loro questa premessa scientifica che scientificamente non esiste. La seconda è un piccolo documento che ho trovato, che mi ha incuriosito, che vorrei leggervi. È breve, se mi date ancora un momento di tempo. È un documento ufficiale. Dunque, generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito da molte settimane. Sto leggendo il documento testualmente. Si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono usati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro, adesso anche davanti ai supermercati, donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e si ostacolati violenti. Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. Che cos'è questo documento? Sembra una cronaca da Lampedusa. È un verbale dell'Ispettorato dell'Immigrazione degli Stati Uniti, del Congresso americano, sugli immigrati italiani nel 1912. Allora, come vedete, il problema del trovare una soluzione alle degenerazioni culturali che o sul piano scientifico o sul piano sociologico, culturale, fanno sì che la stessa descrizione di razza inferiore valga per gli italiani del 1912 e per i migranti subsahariani del 2017, mi pare una sfida molto importante. Mi pare una sfida da cui dipende la nostra sopravvivenza e da cui discende, per tornare all'inizio, quello che dicevo, la possibilità di dare soprattutto ai giovani un po' di ottimismo e una scelta intermedia e più saggia tra il nichilismo dell'ISIS e i bollettini di borsa della globalizzazione. Grazie e buon lavoro.